Sì. Ok. Yes. Bene. Adesso si va a discapolare questa serve dopo. Mettete mi piace se volete sentire la storia della produzione Devil. E benvenuti a tutti allo speciale 50, ma ormai 60, iscritti del canale della produzione Devil. Io sono Red Simon e sono il creatore di questo canale YouTube. Oh, e dopo questa magnifica introduzione io direi di partire immediatamente con la nascita di questa grandissima produzione. Direi di iniziare subito dal principio, anno 2014. Quell'anno ero al mare in Sardegna, era il periodo di Nosferatu. Chi è Nosferatu? Nosferatu è quell'essere, quel vampiro non morto, Nosferatu, che viene raffigurato per la prima volta nel film del 22 che si chiama appunto Nosferatu il vampiro. Cosa avevo fatto? Avevo appena trovato Nosferatu dal 1922 su internet e Nosferatu il remake fatto da Werner Herzog con Klaus Kinski nel ruolo di Nosferatu, qui però riadattato con i nomi giusti, quindi Conte Dracula e tutte queste cose qua, ancora su internet, e quindi li ho visti, mi sono piaciuti. Ero al mare, dico, voglio fare un film. E mio papà mi guarda come un matto. Mi dice, voglio fare un film, non è una cosa da tutti i giorni. Voglio fare un film. Va bene, arriviamo a casa, prendiamo la mia macchina fotografica scacciona e giriamo il film. Risultato, arriviamo a casa e io, come tutti i film che si rispettano, qui io avevo già imparato, ho scritto la mia sceneggiatura. Questa parte verrà spudoratamente tagliata perché mi sono allontanato. Ok, trovata. Io ho paura di quello che vi sto facendo vedere perché mi prenderete per mano. E ecco la sceneggiatura. Poi dopo vedrete il film, magari vi metto uno spezzone, è totalmente diverso. Io volevo partire con questo Lorenz, che non era nient'altro che mio papà che si chiama Lorenzo, allora l'ho trasformato in Lorenz. Era il mio primo film, ok? Questo Lorenz veniva ospitato quindi in questa cabina durante la notte da questo marinaio che si rivelerà poi essere il conte. E questi sono i vestiti. Oh, che bravo che sono stato! Ok, mi ha messo a fuoco. Storia Nosferatu, già che si chiami Storia Nosferatu, vabbè. Scena nella cabina della nave. Un marinaio bussa alla porta della cabina. Lorenz, impaurito, disse... Chi è? Una voce dietro la porta ripete, sono il marinaio della nave. Non le sembra un po' tardi per cenare? Il marinaio insiste, su forza ho del cibo molto prelibato. È troppo tardi, non insiste, alla fine cede e lo fa entrare. Boh. Ok, scena tavola. Ma devo mangiare per forza? Perché non ha fame adesso? Se vuole che le dico la verità, no. Evviva, bellissimo! Ok, non riesco a leggere altro. Alla fine mio padre ha deciso di rimpiazzare il suo ruolo, diciamo che il suo ruolo è andato a mio amico, che non aveva ancora fatto un film con me, era il mio primo film ed era anche il suo primo film. E se adesso io vi mando un pezzo del film, voi vedete com'è racconciato questo mio amico con un neo qua bellissimo. Capite che era veramente
la brillante idea di chiamarmi Red Simon. Regia di Red Simon, interpreti Simone Sangaletti. Io mi dico, se è regia Red Simon, perché interpreti Simone Sangaletti? Simone Sangaletti non sferato. No. 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 Ma scusami, se sono Red Simon, vabbè, sono piccoli dettagli. E qua mi è venuto in mente Devil Production, che all'inizio si scriveva con la E, ma che dopo volontariamente ho cambiato con la A. Perché ho cambiato la produzione Devil dalla E alla A? Perché, secondo me, il mio canale fare tutti questi film video horror, oltre ai video comici, produzione Devil è nata per i video horror, non per i video comici, è come un disprezzo per Satana, un disprezzo per il diavolo. E cosa c'è di meglio di disprezzare questo demone, questa cosa che non è bella, se non cambiandogli perfino il suo nome, disprezzando il suo nome, storpiandolo, e quindi anziché Devil mettere Davil. E quindi questa è un'idea che mi era venuta e che ho portato sempre avanti. Passerei a questo punto, non alla scena successiva, ma al film successivo. E qui c'è il decadimento. Il prossimo film che vi dirò non è nient'altro che Dracula. Io ero Dracula. Avevo 10 anni e l'ho fatto insieme ai miei amici. Il mio amico Jacopo, che interpretava il signor Renfield. Ognuno interpretava 3-4 ruoli diversi ed era una... Ok, è uscito abbastanza schifoso, sia per la qualità video sia per la qualità audio. Nel 2016 invece io avevo scritto Dracula 2. No! Ma questo film purtroppo non l'ho mai girato, questo mi è dispiaciuto tantissimo, però non sono riuscito purtroppo a girarlo. Io ci ho provato, ma alla fine non abbiamo girato un bel niente. Però al suo posto ho girato un po' di film, fra cui Matrimonio Rotoli Station, un po' con la nuova videocamera, così mettendo la videocamera in piedi e girando. Questi cavolo di film. 2017 si comincia a ragionare, uscita di Tragedy, bellissimo, bellissimo, bello, ok? Tralasciando il particolare che Tom, il protagonista del film, va a letto con i jeans. Vabbè, questo non ve lo faccio vedere perché lo voglio tenere una sorpresa, perché lo metterò sì sul mio canale, dura 40 minuti circa, 43 minuti per l'esattezza, e secondo me ha fatto molto bene. Qua si arriva invece a The Box, che secondo me è bellissimo. Non è l'eccellenza, ma è bellissimo. Io adesso direi di far scorrere fra questi, questo faldone. Ok. Questa era la locandina di Dracula 2. Una locandina, due locandine, un po'. Ok? Calma. Questi erano i disegni originali fatti da me, bellissimi. Altre cose, Dracula 2, il titolare, il volto di Satana. Il volto di Satana. Questi sono quando, questi sono i miei spettacoli di teatro. Qui farti anche un Tragedy, la locandina di Tragedy ufficiale. Vediamo, no, questa non è quello ufficiale, ufficiale, perché c'è dentro ancora un attore che alla fine non è venuto. E adesso, proprio per, diciamo, per farvi la contenta, io ho qui lo spartito della mia colonna sonora. Ok, non so se si vedrà qualcosa. Ve lo faccio sentire, almeno vi faccio sentire un piccolo pezzo della colonna sonora. Questa era la colonna sonora, almeno un piccolo pezzo, un piccolo assaggio della colonna sonora. Che ricordi? Questo è lo spettacolo del Summer Camp in inglese. Hello! Hello!
immaginatevi che bello spettacolo d'inglese. Ok. Ok, capite che io ne ho fatte molte di cose. Io ho fatto anche abbastanza delle cavolate, diciamo così. Scena questa, bellissimo. Il coraggio in fuoco. Bullismo e fumo. The box. The box. E nuovo film che non vi faccio vedere. Io, come tutti gli anni, progetto un film. Ebbene sì, lo sto progettando. È pronta la sceneggiatura, almeno. Adesso bisogna soltanto girarlo. Adesso, per curiosità, per i più volenterosi, farò vedere anche, visto che è uno speciale, tutta l'attrezzatura che uso più o meno. Ok, come potete ben vedere, ci sono i miei piedi, benissimo. Qui ho una bellissima lampada, qui ho un bel microfono che mi salta su, questa è la videocamera, evviva! Quindi qui ho un po' di cavolate. Qui si può ben notare, per i più curiosi, questo qui. Poi io non mi scordo mai di usufruire di queste bellissime cuffie qui. Questa è la mia attrezzatura, adesso utilizzo questo per lo stabilizzatore, lo vedete, di queste lampade ne ho 3 o 4 e poi ho anche il mio telo verde. Ok, ho tirato i 24 minuti e 5 secondi, ma voi vedrete un video di non più di 10 minuti perché taglierò. Grazie di avermi seguito per tutto questo tempo, spero che questo speciale in cui spiego la nascita di questa produzione, secondo me magnifica, vi sia piaciuto. E quindi ne farò altri di video del genere in cui, se volete, spiego un po' più attentamente tutte le mie attrezzature. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio e arrivederci a un prossimo video.